Ci troviamo nella Biblioteca Comunale di Atina, nella Sala Vezzaccaro, che ci offre la testimonianza più emblematica della storia del libro a stampa. Qui infatti possiamo trovare libri di tutte le epoche, dall'invenzione della stampa, cioè da Gutenberg in poi, il 500, il 600, il 700, l'800 e il 900. Non troverete qui il libro digitale, ma l'esemplificazione della materialità del libro, fatto di formati, di materiali, di colori. Proprio qui ho messo una serie di libri a testimonianza delle varie epoche. Abbiamo una cinquecentina, di cui vi mostro il frontespizio. Abbiamo due libri del 600 in carta pecora. Come vedete, potete apprezzare, sono due formati diversi. Frontespizi lavorati, colorati, che ci danno proprio, ci semplificano la bellezza del libro. Qui passiamo al 700 invece, con due testimonianze diverse di materiali, dalla carta pecora alla mezza pelle. Piatti diversi, questa è una cronaca del monastero di Montecassino, anticipato da alcune scritte dei possessori che fanno parte del paratesto. Anche la differenza tra paratesto e testo nella storia del libro è importante. Questa è una settecentina del 700 di un autore di Atina che si occupa del discorso delle comete, Bonaventura Tauleri. Abbiamo qui inoltre un bel volume dell'Ottocento in mezza pelle con piatti decorati, immarmorizzato come si suol dire, ed è un rapporto sulla febbre petecchiale, 1818. Fin qui ci ritroviamo con libri con rilegatura rigidi, coperte rigide in più materiali. Venendo al Novecento troveremo invece dei libri con copertine diverse, ma anche la funzione della coperta diventa parlante, da muta a parlante. Dietro c'è il codice identificativo del libro, l'ISBN, e frontespizi che sono più snelli oggi rispetto al passato, che erano più fitti perché si riprendeva la concezione all'epoca dell'horror vacui medievale. Oggi invece sono più snelli, c'è il titolo del libro, l'autore, la casa editrice. È un mondo variegato quello del libro, è un mondo che porta con noi la conoscenza. La conoscenza quindi la si trova in biblioteca. L'invito non può essere altro quindi che leggere e leggere in biblioteca, perché la lettura è conoscenza, conoscenza è vita. Dunque, buona lettura.